Ad un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, la CISL Medici ha chiamato a raccolta professionisti, operatori e manager della sanità per fare il punto sull'impatto del Covid-19 sul Servizio Sanitario Nazionale. Il quadro emerso è quello di una sanità che si è fatta trovare impreparata, mentre il virus ha portato alla luce tutte le criticità, a partire dalla debolezza della sanità territoriale. Non c'è solo un gradiente nord-sud, c'è un gradiente anche all'interno delle singole regioni, legato appunto alla capacità di prendersi carico di tutti in prossimità. Ecco, la parola del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che più sentirete ripetere è la prossimità e la proattività. I 20 sistemi sanitari regionali hanno dimostrato la loro fragilità, il sistema sanitario nazionale ridiventi centrale nella politica e un riequilibrio tra il rapporto centrale e il rapporto delle regioni per quanto riguarda la gestione della sanità. La lezione principale è questa, del dover adeguare già molte criticità specifiche nostre, noi siamo una regione in piano di rientro, a quello che poi è un'emergenza nell'emergenza, la strutturazione adeguata del territorio piuttosto che la concentrazione dell'intensività nell'area ospedaliera. Nel corso del convegno è stato sottolineato anche quanto l'emergenza Covid abbia inciso sulla cura di altre gravi patologie. Dalla fine di febbraio del 2020 noi abbiamo sofferto, la popolazione ha sofferto, soprattutto quella parte della popolazione che ha una problematica seria, grave, cronica, portatori di tumore, diabetici, malattie cardiovascolari, broncopneumopatie croniche ostruttive. Tutte queste patologie in questo anno e mezzo sono state, tra virgolette o senza le virgolette, trascurate. Ecco, noi oggi dobbiamo ripartire tenendo conto che gli insegnamenti della pandemia sono quelli di una carenza assoluta di sanità territoriale, una difficoltà molto seria, molto grave in ambito ospedaliero. La sanità calabrese deve essere potenziata, secondo la CISL, partendo dalle risorse umane. Stabilizzare subito i precari, bandire concorsi e poi procedere speditamente a pagare a questo personale l'indennizzo. Il governo l'ha già trasferito da oltre un anno alla regione e non si comprende di questi ritardi.